Seggiovia, Gambari, Monte Scirocco, la prima del meridione in Italia. Insieme a me la guida ufficiale da Aspromonte, Luca Lombardi. Buongiorno a tutti. Allora, come dicevamo, siamo qui a Gambarie, in questa splendida cornice invernale, con questa nevicata che l'ultima settimana finalmente è arrivata, e stiamo risalendo, come dicevamo, Monte Scirocco, con la seggiovia di posto attuale. C'è da dire, in effetti, come accennavi tu, che Gambarie è stata pionieristica dal punto di vista dello sci, perché ha ospitato la prima seggiovia monoposto del meridione d'Italia. Stiamo parlando dell'anno 1956. Ai tempi già si praticava lo sci, anche prima della seggiovia, con l'ausilio di alcuni metodi cosiddetti rudimentali, che potremmo definire rudimentali, come ad esempio alcune grosse slitte che venivano trainate da trattori per consentire agli sciatori, in questi tratti più bassi, di raggiungere 3, 4, 500 metri, diciamo, in quota, un po' di più, diciamo, di raggiungere una pista più o meno di questa lunghezza, e poi si lanciavano nelle discese. Subito dopo questi primi interventi arrivò quindi questa seggiovia, che poi negli anni 90 fu rinnovata e ampliata con gli attuali 4 impianti di risalita, di cui 2 operativi, che sono questo di Monte Scirocco e quello che poi porta su nella zona più o meno di Nardello, a circa 1700 metri come quota massima. Per il prossimo anno si prevede inoltre l'apertura delle altre 2 piste che si trovano sul versante nord, che sono la Telese e la Nino Martino, che stanno venendo rinnovate proprio in questi giorni. Dunque è uno spettacolo meraviglioso, affascinante, che accoglie ogni anno una moltitudine di turisti. Sì, il turismo invernale è molto importante per noi, soprattutto siciliani attraversano lo stretto per recarsi nella nostra splendida montagna e poter praticare una serie di sport invernali. Il più gettonato è sicuramente lo sci alpino, lo sci da discesa, però negli ultimi anni sicuramente c'è stato un grande sviluppo dello snowboard e sinceramente stiamo cercando anche di lanciare attività di snow trekking e cose un po' più particolari, anche se di nicchia, che però possono riempire sicuramente le giornate del turista. Ecco, qual è lo sport più gettonato? Sicuramente la discesa. La discesa è quello che in questo momento la fa da padrone e, come dicevo prima, sinceramente lo snow è un attrezzo che in questo momento va moltissimo, c'è tanta richiesta, perché permette, diciamo, una libertà di movimento e anche la possibilità di fare qualche salto, qualche trick che con gli sci è un po' più complicato fare, meno intuitivo quantomeno, è possibile farlo, ma lo snow ti offre qualche possibilità in più. Quest'anno la pista di sci è aperta anche ai bambini, è gratuito, un servizio gratuito. Esattamente, da quest'anno abbiamo predisposto un campetto scuola, più o meno all'altezza della prima intermedia, dove sarà possibile fare lezione gratuitamente e dove proprio in queste ore stanno allestendo una manovia che sarà a disposizione gratuita di tutti coloro che vorranno fare lezioni. Dunque in Gambarie è turismo, è anche incremento di varie fasce, non solo italiane, ci sono molti turisti che provengono da altri paesi europei. Sì, il turismo estero è sicuramente in aumento, per ora i numeri non sono altissimi, però noi siamo fiduciosi che implementando l'offerta riusciremo anche ad attrarre flussi a lungo raggio, per così dire. Grazie. Ora si scende.
sul Monte Nardello, sulla seconda seggiovia, in compagnia del maestro di sci Fortunato Morabito. Sì, salve a tutti, sono un maestro di sci, opero sul territorio di Gambarie e faccio parte anche della squadra soccorso che opera su tutte le piste di Gambarie. Siamo un gruppo tutti di Santo Stefano, ben formati e quindi diciamo operiamo all'interno del nostro territorio. Quali sono le attività sciistiche? Allora, le attività sciistiche, abbiamo una scuola presente sul territorio dal 2000 che permette, voglio dire, sia grandi che bambini di provare l'emozione dello sci. L'altra attività è il soccorso in pista, qui riferivo prima, soccorso in pista che è efficiente. Sicuramente è un punto molto importante per chi pratica il sci, praticarlo nell'ambito della sicurezza. È la cosa principale, siamo anche noi gli addetti al controllo e a far comunque vigere il regolamento che c'è, come voglio dire, regolamento stradale, diciamo, c'è anche un regolamento sulle piste e quindi siamo noi quelli preposti a tale controllo. La cosa principale è sciare in sicurezza. Dunque, sicurezza, divertimento, qual è lo sport che viene praticato maggiormente dai più giovani, ma non solo? Comunque lo sport sulla neve, lo sci e lo snow, poi ognuno, voglio dire, secondo le proprie attitudini. Ecco, lo slittino e divertirsi sulla neve e stare in compagnia e quanto. Nel momento in cui arriva una persona che non è pratica dello sci, quale consiglio proponi come maestro? Il consiglio principale è quello di non avventurarsi. Non avventurarsi mai da soli, ma sempre con gente esperta. Quale, voglio dire, migliore figura è quella del maestro di sci, che comunque sa cosa fare anche in casi, voglio dire, estremi. E quindi non avventurarsi mai, mai sulla neve senza una persona abilitata. Quali sono le fondamentali regole di un buon sciatore? Allora, la regola fondamentale è comunque indossare un abbigliamento idoneo alla neve, quindi il caschetto, i guanti, gli occhiali e quant'altro serve. E poi evitare di soste al centro della pista. Se in caso si cade, perché è facile cadere, liberare immediatamente la pista, non so stare mai al centro, quindi quanto più possibile una volta che ci alziamo e ci spostiamo verso l'esterno. Altre regole fondamentali è quella, comunque, chi è dietro deve riuscire a capire la traiettoria dello sciatore che ha davanti, quindi per evitare scontri è importante che lo sciatore esperto, dove c'è maggiore velocità, riesca a capire chi è davanti, il livello di preparazione e la curva che andrà a fare. Quindi importante questo per evitare scontri, che poi alla fine sono quelli che danno maggiori problemi, perché si sbatte con la testa e quindi creano danni. Adattarsi al tipo di neve e di visibilità che c'è. Quindi velocità minima quando le condizioni della neve non lo permettono. Per quanto riguarda gli strumenti che permettono una maggiore sicurezza, quali sono? Allora, partiamo dal presupposto che sulle piste tutti siamo soccorritori. Quindi chi voglio dire avverte gente in difficoltà comunque cerca di prestare un primo soccorso. O quantomeno scende subito a valle e avverte gli operatori della squadra soccorso, attiva sempre. Allora, abbiamo come strumenti abbiamo la barella a toboga, che diciamo è la barella che usiamo principalmente per i soccorsi sulla neve. Oltre alle attrezzature di stecco bende, di garze, di disinfettanti, di tutto ciò che serve, diciamo, per prestare un primo soccorso. Quindi oltre alle attrezzature normali di primo soccorso abbiamo in più solo la barella. È una barella che va montata con dei maniglioni e una volta stabilizzato il paziente all'interno viene
coperto con dei teli isotermici e trasportato a valle a scivolo. Quindi un soccorritore avanti e un soccorritore dietro che trascinano questa barella, la fanno scivolare fino a valle, dove c'è l'ambulanza che attende, speriamo mai, i soccorsi. Ciao a tutti, venite a Gambari, vi aspettiamo. Siamo con Giorgio Porpiglia, maestro di sci. Spieghiamo quando è nata la scuola di sci. Sì, allora, la scuola sci è nata circa 12 anni fa dalla passione di noi maestri. Abbiamo effettuato un corso qua a Gambari, io ho preso il brevetto per maestri di sci, quindi poi abbiamo fatto la scuola per poter dare insegnamento a tutti coloro che si vogliono avvicinare al mondo della neve ma anche della montagna. Noi lavoriamo anche con lo sci d'erba, ho preso il brevetto qualche anno fa come allenatore e maestro di sci d'erba, quindi d'estate ci cimentiamo anche a fare discese con dei sci particolari adatti a sci volare, diciamo a rullare sull'erba. Quello è il nostro servizio che diamo, cercare di dare con la massima professionalità l'insegnamento a tutti, sia grandi che piccini. Siamo anche alcuni maestri abilitati all'insegnamento dello sci ai bambini proprio come specialità, che è una cosa molto affascinante. I bambini è tutto un altro mondo a parte rispetto ai grandi, vedono tutto dal suo mondo molto diciamo giocherellone, molto favoloso, quindi ci divertiamo anche con loro a dare buon insegnamento, soprattutto con rispetto delle regole della montagna, della natura e tutto ciò che concerne poi l'ambiente sportivo, socialità e eccetera. Quando avvengono queste attività? Le attività principalmente quelle sulla neve, nel momento in cui abbiamo le quantità adatte, l'innevamento innecessario, solitamente dal periodo di Natale in poi fino a tutto febbraio, anche metà marzo, possiamo lavorare tranquillamente tutti i giorni, dal lunedì al lunedì successivo, diciamo così, dalle 9 della mattina fino alle 5, fin quando c'è luce, diamo sempre la nostra professionalità a disposizione dei turisti e clienti che arrivano qua a Gambari. La peculiarità della scuola di sci qual è? Beh, la peculiarità è quello di dare, oltre a un buon insegnamento a chiunque, agli allievi che siano grandi o piccini, è quella di far, come ho già detto prima, di far rispettare la montagna in tutto il suo splendore, comportandosi sempre da persone civili in qualsiasi occasione. Per chi volesse avere maggiori informazioni, chi bisogna rivolgersi? Per maggiori informazioni anche sulla scuola sci o anche altre attività si può chiamare ai centri di prenotazioni che ci sono giù, diciamo, al centro in paese, come il negozio Sporttime, articoli sportivi e scuola sci, negozio Noleggio Belmonte e l'Hotel Miramonti, che sono i centri, diciamo, principali cui raccolgono le lezioni di sci e danno informazioni quando noi siamo in pista che lavoriamo. Grazie. Prego, grazie a voi. Vi aspettiamo tutti in montagna. La neve è bella. Ciao. We'll be right back.
spieghiamo le attività anche escursionistiche che possono avvenire durante l'inverno, anche perché le attività non avvengono soltanto durante i mesi estivi. Senza dubbio, la montagna non si ferma mai. D'estate come d'inverno noi cerchiamo di proporre tutta una serie di attività che possono andare a soddisfare tutti i fruitori di Gambarie. Noi come guide ufficiali del parco cerchiamo in particolare di valorizzare alcuni aspetti più ecocompatibili e sostenibili possibile anche nella visita dei nostri luoghi e del Parco Nazionale dell'Aspromonte, che come noi sappiamo tutela il territorio a diverse zone di tutela, alcune a più alta tutela, alcune insomma invece dove sono antropizzate, come per esempio Gambarie, che ha tutele un po' minori. Però è sempre importante lanciare questo messaggio, nel senso: vivere la montagna non vuol dire sfruttare la montagna, vuol dire valorizzare la montagna. E uno dei modi sicuramente più affascinanti è farlo con le ciaspole, con le racchette da neve, che ti consentono di fare il trekking quando la terra viene ormai viene ricoperta totalmente dalla neve, e quindi si aprono tutta una serie di percorsi che tu puoi andare a fare solamente con l'attrezzatura corretta, nel rispetto della natura e nell'armonia con la natura. Qual è l'attrezzatura? Prima, ecco, parlavi di attrezzatura corretta. Quali sono gli strumenti necessari perché ci sia un'attività non solo a norma per quanto riguarda la sicurezza, ma anche allo stesso tempo di unire il divertimento e lo svago? Il divertimento rimane tale sicuramente finché si fa in sicurezza. Diciamo che queste sono tutta una serie di attività che vengono rapportate anche alla preparazione dell'utente che poi va a fruirne, per cui diciamo che si possono scegliere diversi livelli di difficoltà. Per quanto riguarda lo snow trekking, quindi diciamo l'utilizzazione delle ciaspole, delle racchette da neve, è molto semplice: sono affittabili a Gambarie in qualsiasi noleggio, si può prendere una qualsiasi guida presente sul territorio, prenotando anche magari per tempo in questi periodi di alta stagione, e verrete accompagnati all'interno dei nostri splendidi boschi in totale sicurezza su percorsi, ripeto, rapportati alle vostre capacità. Quali sono le zone maggiormente gettonate? Allora, per quanto riguarda la neve, sono le zone che non presentano pendii particolarmente gravosi, poiché diventa molto più impegnativo rispetto a uno scarpone da trekking sul terreno camminare poi sulla neve fresca. Per cui sicuramente per il turista giornaliero il bosco di Gambarie, i cosiddetti terreni rossi, è molto visitato e molto trafficato tra virgolette dai ciaspolatori, e invece per quelli un po' più preparati ci sono appunto dei percorsi come quelli che stiamo facendo noi, di diversa difficoltà e ampiezza, che si possono chiudere anche ad anello in zone più in quota, in particolare in questa località Nardello, oppure l'anello che costeggia la diga del Menta, che è molto affascinante. Passeggiando tra i boschi di Nardello abbiamo incontrato... Sì, si fanno sempre incontri interessanti, non solo fauna. Qui abbiamo Sabine, che è un'altra guida ufficiale del parco, e poi c'è Pietro, un altro frequentatore assiduo della nostra montagna. Io sono Sabine e, se mi sembra vero o no, ho abbandonato le montagne svizzere per amore della montagna in Calabria, perché solo qua si può stare in montagna e vedere allo stesso momento il mare sotto. Ed è una cosa veramente fantastica. Chiaramente sono soprattutto stranieri che io accompagno, e per loro più che altro la vista mare, questa sinergia, possiamo dire, fra alta montagna e spiaggia e sole e caldo, che attrae tantissimo. Guida ufficiale del Parco d'Aspromonte porta a vedere i turisti che accorrono nella stagione invernale ma anche estiva tantissime attrattive del Parco d'Aspromonte. Ma sì, senz'altro, l'Aspromonte è una montagna in mezzo al mare, piena di corsi di acqua e quindi tantissime cascate, fiumare, boschi, ma anche delle zone quasi aride, quindi una varietà paesaggistica enorme che difficilmente si trova in altri posti in un territorio così piccolo. Io sono Pietro Garofolo e sono consigliere del Club Alpino Italiano, nonché responsabile del settore escursionismo. Quindi abbiamo un programma molto ricco e facciamo escursioni ogni domenica. Che tipo di escursioni sono?
Sono per tutti, ci sono le turistiche, ci sono le escursionistiche, ci sono le doppie, facciamo l'avvicinamento all'arrampicata e anche con le giaspole sulla neve, passeggiate tranquille sulla neve. Molto frequentate sicuramente? Sì, molto frequentate, ogni escursione circa 40 persone partecipano alle nostre escursioni. Qui ce n'è un altro, lui è Demetrio, è un fondista tra le altre cose. Qualcosa, visto che ci hai disturbato. Con chi abbiamo il piacere di parlare? Scusatemi, io sono Demi e faccio parte dell'associazione Aspromonte Wild. È un'associazione che opera sul territorio e che pratica differenti attività montane, sia d'estate che d'inverno. Oggi ho visto un po' di casino da là fuori e ho detto, ma chissà chi sono, e ho visto che eravate tutti ciaspolati. Una delle attività più belle per scoprire la Dama Bianca, cioè la neve. Io oggi ho deciso invece di venire su con gli sci di fondo, è una delle attività che facciamo noi in associazione. Ho visto che c'è anche il Garofalo del CAI Reggio, della sezione Aspromonte, anche tra i soci del CAI c'è un sacco di fondisti. È una delle attività più belle perché ti permette anche nel periodo dell'anno più freddo di essere su neve e di fare chilometri. Da noi poi l'Aspromonte con i suoi pendii permette l'attività dello sci di fondo in modo veramente stupendo, eccezionale, riesce a coprire un sacco di territorio e riesci veramente ad ammirare zone che sono davvero 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 stupende. Poi oggi la giornata lo permette? Sì, perché io almeno io sudo di meno, però c'è anche qualche altra giornata dove riesci veramente a vedere di tutto da questa zona qua, e spostandoti da una parte all'altra o anche dall'altra parte sulla pista del Telese ad esempio riesci ad osservare anche la parte tirrenica, perché lo sappiamo, Gambarie è il centro, è la porta naturale del parco dell'Aspromonte, quindi è assolutamente indubbio che venire in montagna vuol dire passare quantomeno da Gambari, vuol dire passare almeno a trovare questi amici. Prima si parlava anche di unire la visuale dello stretto insieme alla montagna, sicuramente è una preziosità dell'Aspromonte questa. Ma la nostra caratteristica più importante è sicuramente questa, il fatto che noi siamo fondamentalmente una montagna alpestre, quindi alpina, molto simile alle Alpi, però immersa nel Mediterraneo. Questo dà un tocco particolare a questa montagna, perché ha una vegetazione che sulle Alpi non trovi, peraltro il nostro cavallo di battaglia per quelli che vengono in Aspromonte, ha una biodiversità che dalla parte ionica alla parte tirrenica cambia completamente tutto, cambia la vegetazione, cambia completamente tutto e cambiano anche le attività che per fortuna riesce a regalarci questo territorio. Perché la gente deve venire a Gambarie? Dimmelo tu, guarda un po', fai un giro e dimmi tu perché devi venire a Gambarie. Perché Gambarie al di là che ovviamente la località rinomata per eccellenza, come ho detto prima, la porta naturale del parco, è un punto di riferimento anche per tutte le attività invernali ed estive, e poi c'è bella gente, c'è dai ristoratori a tutti gli addetti ai lavori, sono tutte persone eccezionali, Luca l'avete conosciuto, per cui non manca fondamentalmente nulla. Nulla, assolutamente nulla. Tra le tante attività che è possibile praticare, a parte quella di neve, l'escursionismo, eccetera, eccetera, ci stanno anche attività, vedi, che ne so, il canyoning, il torrentismo, vedi a breve, speriamo, canoa e kayak, vedi un sacco di cose che magari qualcuno dice, ma va, vedi arrampicata sportiva, perché è tutto concentrato in questo fazzoletto di terra, ma ci abbiamo veramente tutto. È fantastico. Visto che siamo tra amici, io vi propongo un brindisi. Se voi siete d'accordo, facciamo una bella scirubetta, così concludiamo la giornata in bellezza e un po' in dolcezza, se tutto va bene, ok? Direi proprio di sì. Ci può stare, ok, mettiamoci all'opera, dai. Nostra neve
che diventa drink. Neve che prima di arrivare, diciamo, in questi bicchieri ha avuto anche una storia, possiamo dire così. La nostra montagna ha sempre ospitato, anche nel periodo invernale ed estivo, alcuni mestieri particolari che poi ovviamente con l'avvento della tecnologia sono scomparsi. La neve era utilizzata dai cosiddetti nevaioli. I nevaioli commerciavano in neve che veniva accantonata in delle grandi fosse posizionate in alta quota o con un'esposizione molto favorevole dal punto di vista climatico, e poi questa neve veniva compattata a strati, intervallata da strati di paglia per fare in modo che divenisse ghiaccio. Questo ghiaccio poi veniva sfruttato durante l'estate sia per comporre delle bevande come questa, simile a questa che noi vediamo oggi, le prime granite, ma anche e soprattutto per ospedali, per aziende o comunque altre attività precedenti all'avvento dei frigoriferi industriali e così via. E era interessante, diciamo, vedere il trasporto che si faceva tutto a dorsi di mulo. Immaginate quello che noi abbiamo fatto oggi, in parte con la seggiovia, fatto di notte con le barde, con i muli che scendevano blocchi di ghiaccio e servivano sia all'interland del Reggino, ma anche a Messina e l'interland del Messinese. Adesso potremmo dire che questa attività ovviamente è un po' caduta in disuso per l'avvento appunto della nuova tecnologia, ma noi ci teniamo a mantenere alcune tradizioni. Una di queste, come dicevi tu prima, è la scirubetta. La scirubetta che viene dalla nostra tradizione araba, che possiamo dire che è il primo gelato della storia. Il primo gelato della storia fatto con neve. Noi in questo caso abbiamo aggiunto un po' di caffè, diciamo liquido, un po' di polvere di caffè. Siccome siamo un po' viziosi, abbiamo aggiunto anche un po' di cacao in polvere che dona quel pizzico di dolcezza in più. E adesso, insomma, credo che possiamo anche brindare. Non ci resta che fare altro. Tornate, venite a Gambarie a brindare con noi, certamente.
parliamo con Simone Scappatura della cooperativa Aspro Service, che da 2 anni gestisce la tavola calda all'arrivo della prima seggiovia. Sì, dopo 15 anni di disuso del rifugio siamo riusciti con un notevole sforzo a ripristinare il servizio, a renderlo attivo e quindi fornire un servizio a tutti gli sciatori e a tutti i fruenti della seggiovia. Dunque si serve dei pasti caldi per chi vuole provare l'ebbrezza di sciare? Assolutamente, sì, c'è uno chef che cucina pasti buonissimi, tutto fatto fresco, siamo molto contenti di questo, ecco, di essere riusciti di nuovo a portare il mangiare caldo in montagna, in alta montagna. L'avvio della stagione sciistica è da pochissimo, ecco, come sta andando? Sì, siamo partiti da 5 giorni, va benissimo, è pieno di gente, la gente ha voglia di venire a sciare e divertirsi, poi Gambari è bellissima, quindi siamo molto contenti. Una location meravigliosa. Sì, meravigliosa, con il mare, le isole, la Sicilia, è tutto bello. Tante persone non conoscono la tavola calda. E allora, venite a mangiare, vi prendete la seggiovia, venite a mangiare a 1800 metri, è un'esperienza bellissima, aria fresca, un panorama meraviglioso, voglio dire, ne vale la pena, ne vale la pena. Gambarie, presso il ristorante al terrazzo, insieme al titolare sommelier Mimmo Penna. Buongiorno, intanto benvenuti a Gambari e anche al terrazzo.
E il terrazzo è nato con la semplicità nostra, che è la propria nostra espressione della semplicità. I clienti qua si devono sentire a casa propria, perché è l'espressione che diamo nei nostri piatti, e nel servire i nostri vini, nella complicità comune. Questo locale non ha avuto né architetti né progettisti, è stata una nostra realizzazione, proprio la nostra espressione di vita. Infatti noi ci mettiamo amore in questo lavoro, e alla fine è la nostra espressione, sia nella semplicità che nella qualità. Cerchiamo di sfruttare al massimo il territorio a chilometro zero, i prodotti sono tutti a chilometro zero nel nostro menù, anzi ci sono anche le aziende dove ci forniscono i prodotti, e sono dei prodotti biologici, e così c'è il massimo della trasparenza nel piatto in se stesso. Dopo, con l'esperienza, ci ha portato anche a confrontarci con il mondo del vino, e infatti abbiamo una carta dei vini che comprende circa 185 etichette, dove abbraccia tutta l'Italia, ma questo è un confronto tra l'Aspromonte con l'Italia. Questo è stato un gioco che abbiamo voluto esprimere noi, confrontarci con tutta l'Italia, così abbiamo creato delle degustazioni, abbinamento cibo vino, e abbiamo realizzato questo nostro piccolo capriccio, diciamo. Se volete adesso vi spieghiamo i nostri piatti, e con lo chef, che è mia moglie, che mi ha accompagnato in questa avventura. Dunque, la filosofia del terrazzo è la semplicità e la valorizzazione dei piatti tipici della cucina aspromontana. Insieme a noi Aga Sagan, titolare chef. Benvenuti, vi volevo presentare un po' i nostri piatti, che sono piatti invernali di battaglia. Iniziamo con i nostri primi, sono il loro nome è Fiori del Re, perché hanno la forma del fiore, e il ripieno è il re della montagna dell'Aspromonte, il porcino, che vengono accompagnati con le zucchine. Un altro primo è un boccone del cacciatore, perché avendo la forma piccola lo possiamo prendere un boccone, e ha all'interno il ripieno di carne di cinghiale. Un altro primo molto conosciuto e molto apprezzato sono gli spaghetti alla chitarra, saltati con la pancetta sempre nostra spromontana, e accompagnato con caciocavallo di Cimina. Rimaniamo sempre sul territorio di Parco d'Aspromonte. I secondi piatti che vanno serviti d'inverno nel nostro locale è un richiamo un po' del nord, è il guanciale di vitello stracotto al vino rosso, accompagnato in questo caso con purè di patate e hummus di barbabietola. Il secondo piatto che vi stiamo presentando è lo spezzatino di cinghiale con le mele e mirtillo rosso, e va accompagnato sempre con purè di patate, sempre del posto aspromontane, e il hummus di barbabietola. Il terzo piatto, che è molto molto invernale, è gradito molto sulla neve, è lo stinco di maiale. Lo stinco va servito con le patate al forno e la composta di mele e lo zenzero. Questa è la nostra innovazione, di usare un prodotto territoriale in un altro modo, un'altra visione della cucina, diciamo, tradizionale. Dunque, prodotti tipici con un pizzico di innovazione, ma non solo per quanto riguarda i primi e i secondi, anche i dolci. Sempre serviti d'inverno è la torta di ricotta con scaglie di cioccolato fondente, e va servita tiepida. Qua invece abbiamo il tortino di cioccolato con cuore caldo, accompagnato con il gelato di vaniglia di Madagascar.
Invece un altro dolce che stiamo facendo ultimamente è la pavuova, che è un dolce giustamente non è italiano ma è molto buono, allora cerchiamo di servirlo. È la meringa con interno di, composta di castagne accompagnata con la panna e con cioccolato fondente. Quindi quando parliamo di cucina tradizionale e innovazione ci riferiamo proprio a questo. Sì, 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 sicuramente. Cerchiamo un po' di sempre usando la castagna, giustamente è un prodotto del territorio e noi l'abbiamo abbinato a una cosa, diciamo, fuori dall'Italia proprio, ma buona. Penso che questo è importante in una cucina, in un ristorante, di avere le cose buone. Tra prodotti tipici aspromontani, cultura, gusto. Quindi venite a trovarci al terrazzo, che non mancherà l'emozione del buon gusto e dei buoni prodotti. A chilometro zero è una garanzia. Grazie. Del luogo, offerti generosamente da Gianni Romeo. Io, diciamo, sono il marito della titolare della locanda del Brigante, che in questo momento è di là a preparare i piatti che poi gusteremo a tavola. Diciamo, la locanda del Brigante è un luogo tipico di Gambarie, fatto rustico, molto alla portata, è una trattoria. Noi cuciniamo parecchie pietanze che sono delle pietanze tipiche della zona. Noi usiamo i prodotti a chilometro zero come le patate, i pomodori locali. Abbiamo il cinghiale nostrano, che cuciniamo in parecchi modi. Facciamo un po' di tutto, diciamo, quello che può riguardare la montagna, quindi voglio dire sia dalla carne ai funghi. Oggi assaggeremo un poco di quello che riusciamo a fare, voglio dire, anche perché ognuno di noi non è che riuscirà a mangiare più di tanto, però vi farò gustare dei piatti tipici, locali e fatti proprio con la cucina casereccia. Iniziamo dall'antipasto, che come potete vedere sono tutti prodotti locali, sono, voglio dire, la ricotta infornata fatta da noi, le frittelle di zucca e le frittelle di fiori di zucca, abbiamo la cipolla fatta in pastella, il formaggio locale, il capicollo locale e in più abbiamo delle patate fatte al forno nelle braci, abbiamo delle zucchine che sono zucca di spina fatta sott'olio, abbiamo i classici crostini fatti con delle curcuci, i pomodoro verdi fatti sott'olio, le olive che sono tutti prodotti nostri locali e in più potete vedere che c'è un salame fatto da noi con un tagliere da poter gustare al taglio subito sul momento. Buon appetito!
maccheroni a ragù di cinghiale. È una specialità che abbiamo qua, i maccheroni sono di casa, il cinghiale è sempre quello nostrano. Abbiamo creato un ragù che è una, diciamo, un ragù particolare che facciamo soltanto noi, è una specialità proprio della locanda del Brigante. Ma questo non l'ho detto prima, ho detto io sono il marito della titolare che in cucina a preparare queste pietanze. Colui il quale gli fornisce la carta di cinghiale. E inoltre sono il capo caccia della squadra, di una squadra di cinghiali locali composta da 28 persone. E quindi i cinghiali sono cinghiali nostri, cinghiali nostrani. Questo è sicuro che sono cinghiali nostrani. E poi con una cuoca come mia moglie poteva andare meglio. Siamo arrivati al secondo con il cinghiale, certo cinghiale locale, dicevamo prima, fatto a ragù, cucinato con le patate, in un modo che solo la chef Francesca sa fare, voglio dire, e quindi adesso lo provate, poi mi direte voi se la qualità è quella che vi piace. Siamo arrivati alla fine e adesso vi faremo gustare delle mele in pastella, le mele sempre a chilometro zero, perché anche l'operatore stesso, se si gira, vede la pianta dietro di lui dove le abbiamo raccolte. Quella è una pianta che quando arriva il periodo delle mele dobbiamo recintare per evitare che tutti i clienti vadano a staccare le mele da quella pianta. E adesso ce le gustiamo noi. Abbiamo concluso questo assaggio, secondo me, di prodotti tipici locali che andavano dall'antipasto ai maccheroni di casa, al cinghiale, al ragù, alle mele fatte in pastella, e questo per me è un piccolo assaggio perché riusciamo ad offrire ben altro, voglio dire, non ben altro, tant'altro, perché noi, voglio dire, andiamo dalla pasta e fagioli alla zuppa di fagioli fatta con i funghi, andiamo ai tagliolini fatti alla spromontana con la salsiccia locale con i funghi, andiamo alle scaloppine, abbiamo una nostra specialità che si chiama il portafoglio del Brigante, è una sorpresa, è fatta ai funghi, chi viene lo può gustare e poi dirci se va bene o no, per noi sicuramente va bene. E poi tantissime altre cose, i prodotti sono tutti a chilometro zero, sono prodotti della zona che noi facciamo gustare con la cucina, come dicevo prima, fatta tradizionale, e la cucina casereccia. In effetti alla mia destra c'è mia moglie che è la cuoca di questo ristorante, di questa trattoria, alla mia sinistra c'è mia figlia che serve ai tavoli, ci dà una mano, è una studente. E cosa dire? Invito tutti a venire a Gambarie, alla locanda del Brigante, a gustare le nostre pietanze cucinate in casa e a chilometro zero. A presto.
Siamo alla Chiosco Polimeni, località Treaia, in compagnia della signora Giovanna, una attrattiva molto importante nel territorio di Gambarie, sussiste da circa 23 anni. Qual è la peculiarità basilare? Allora, i nostri prodotti prevalentemente sono i salumi, i formaggi, i sottoli, i nostri panini e poi la trattoria che abbiamo, che trattiamo sempre i nostri prodotti, funghi e roba casereccia, cinghiale, maiale, e tutta la nostra roba, selvaggina in genere. Quindi per chi volesse gustare un buon panino deve passare dal Chiosco Polimeni. Sì, i nostri panini sono famosi dappertutto e penso venitele ad assaggiare e poi decidete un pochino. Troviamo al rifugio Aschi in compagnia del signor Nuccio Vazzana. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Siamo al rifugio Aschi, un locale prettamente montano, infatti come avete visto è un locale tutto in legno, ci siamo rivalsi ai locali che sono sulle Alpi, però la nostra peculiarità è che siamo proprio nel cuore della pista di Gambari, all'altezza dell'intermedia a 1500 metri a livello del mare, e noi qua come primi facciamo tutto dei locali, tutta pietanze del posto, cinghiale, funghi porcini, che è uno dei nostri piatti principali. Spieghiamo i piatti tra i primi e secondi. I primi qua, eccolo qua, abbiamo delle pappardelle fatte in casa proprio con il nostro chef, con dei funghi trifolati porcini aspromontani. Eccolo qua, è quello che vedete adesso, in questo momento. E qua c'è un altro primo, dei maccheroni proprio rigorosamente fatti in casa con del sugo di maiale. Eccolo qua. E poi come secondo, sempre funghi porcini, abbiamo della carne di maiale con un ripieno di porcini e ricotta. E con noci, proprio che all'interno della carne, un involtino. Tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino. Locale, vini prettamente calabresi, li prendiamo giù a Reggio Calabria. Poi abbiamo, vabbè, l'antipasto l'avevamo saltato, sono tutte cose rigorosamente aspromontane, pecorino dell'Aspromonte, patate aspromontane, questo qua è una patata prezzemolata dell'Aspromonte, i salumi, gli affettati sono tutti nostri del luogo. Dunque, per chi visita Gambarie, una capatina al ritrovo Aschi per gustare i prodotti tipici del luogo. Troverete sicuramente roba del posto, funghi quasi tutto l'anno, e poi ci stiamo specializzando anche sul cinghiale, che è un piatto che ci chiedono frequentemente, e speriamo di poter soddisfare i nostri clienti. È tutto a conduzione familiare. Sì, sì. Sì, noi siamo contenti e speriamo di poter invitare copiosamente la gente qua a mangiare le nostre pietanze, e siamo ben lieti di poterli ospitare con le nostre peculiarità.
all'Hotel Miramonti in compagnia della signora Elisa Priolo. Buonasera e benvenuti nel nostro hotel. Noi siamo qui a Gambari e l'Hotel Miramonti è proprio sulle piste da sci. E in questo momento sono innevate, particolarmente bellissime, abbiamo un paesaggio da fiaba proprio. E ci stiamo preparando per gli ospiti che arriveranno per il fine settimana, abbiamo quasi il tutto pieno, abbiamo noi 50 camere molto belle, tutte ristrutturate, delle suite, e alcune anche particolari. Abbiamo dei servizi come la spa, un ottimo ristorante con cucina tipica, piscina, bar e tanti altri servizi che offriamo appunto ai nostri clienti. L'Hotel Miramonti si trova in una location molto bella, soprattutto in questo periodo, Gambari tutta innevata. Sì, 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 noi siamo proprio sulle piste, davanti a noi passa l'impianto, la seggiovia, dalle nostre finestre si vede la gente sciare e noi siamo qui da tantissimi anni, da generazioni, proprio dai miei nonni, quindi abbiamo proseguito noi questa attività e praticamente siamo quasi dal 1960 qui, piano piano. A conduzione familiare? Conduzione familiare, sì, sì, sì. Oltre alla avete parlato di spa, quindi benessere, unito anche alla buona cucina. La buona cucina che in montagna non può mancare. Abbiamo tantissimi prodotti tipici a chilometro zero che offriamo appunto ai nostri ospiti e qui noi abbiamo preparato un buffet per far vedere la carrellata dei nostri prodotti. Partiamo dagli antipasti con salumi, formaggi, ricottine, qui c'è la nostra marmellata di peperoncino che facciamo noi, salumi curati proprio da noi particolarmente, le conserve, i funghi che occupano proprio un posto particolare perché i nostri boschi sono ricchi di funghi durante l'autunno. E andando avanti poi abbiamo i nostri salumi, appunto il peperoncino che non può mancare, le paste fresche, i vini, gli ottimi vini che appunto accompagnano ogni piatto. E qui poi un piatto particolare che abbiamo preparato è il cinghiale con la polenta, la zuppa di fagioli e funghi, queste sono le nostre patate al cartoccio con la buccia, la Spromonte offre queste patate buonissime, dolci e ottime. Poi lì abbiamo la stroncatura, che è un tipo di pasta particolare, condita con le acciughe, i capperi, le olive, tutta una ricetta particolare. Le costine di agnello, arrosto. E poi per finire, non ci si infondo le nostre crostate e i liquori di nostra produzione, il liquore all'alloro, il liquore all'arancia, il mandarino, prodotti proprio da noi. Qual è il piatto tipico dell'Hotel Miramonti? Sicuramente a base di funghi, dei taglioline ai funghi, la zuppa di fagioli e funghi, gli arrosti misti, abbiamo una varietà di piatti. Perché si dovrebbe venire qui? Innanzitutto perché il posto è stupendo, abbiamo una località unica. Qualcuno mi dice, ma se volete andare il vostro albergo in un altro posto, invece Gambari è unica, perché abbiamo la vicinanza al mare, perché abbiamo un'aria buonissima e poi si sa bene, insomma, ecco, si sa bene. Relax, buona cucina, tante cose da fare. E sano divertimento? E sano divertimento, senz'altro, sì, soprattutto in questo periodo. Grazie. Grazie a voi. Thank you.
Siamo con il sindaco del comune di Santo Stefano, Francesco Malara. Abbiamo trascorso una giornata all'insegna dell'accoglienza, del tepore familiare, e abbiamo gustato i sapori tipici del luogo. Sicuramente l'accoglienza, appunto, è un tratto distintivo del comune. Sì, l'intera comunità di Santo Stefano e Gambaria in particolare provano a distinguersi, e spero che ce la facciano, e voi spero ne siete testimoni, distinguersi per l'innovazione da una parte e la tradizione dall'altra. Lì dove l'innovazione sta nel tentativo di provare a radicare sul territorio delle novità, come quelle che avete visto stamattina, la ciaspolata, lo sci di fondo, le attività, micro eventi che speriamo che portino a sviluppare un turismo di nicchia, e un turismo che non sia soltanto quello dello sci alpino, ma sia anche un turismo della famiglia, delle persone che vogliono venire a passare una bella giornata. La tradizione, d'altra parte, rispetto a quelle che sono le nostre tradizioni culinarie, i nostri prodotti, che devono, speriamo, sempre più essere prodotti locali, prodotti del posto, cucinati dai nostri imprenditori, che hanno una tradizione familiare, in quanto sono quasi sempre locali a conduzione familiare, e c'è questo rapporto, si percepisce, o noi ci impegniamo a farlo percepire sempre di più, nei rapporti, nella cordialità, nell'ospitalità rispetto a chi viene a trovarci. Progetti a breve termine dell'amministrazione comunale, sempre nell'ambito turistico, in particolar modo parliamo di Gambaria. Sì, noi stiamo lavorando per una destagionalizzazione dell'offerta turistica. La neve arricchisce, rende stupenda la nostra Gambaria, e la neve da sola ci riempie e riempie le presenze di turisti di Gambaria. E oltre la neve, noi stiamo lavorando per fare anche delle cose durante la primavera, come abbiamo fatto già in autunno e poi durante l'estate. Rispetto alla primavera stiamo lavorando per fare una serie di giornate con dei prodotti particolari a tema, oltre per esempio alla festa del cioccolato che la Locanda del Brigante sta portando avanti. Vorremmo fare anche delle giornate che riguardano altri prodotti particolari, come la ricotta, come i fagioli, cioè dare sempre lo spunto, l'occasione alle persone per venire a Gambaria per gustare delle cose particolari che magari non gustano a caso, o per gustarle in modo diverso, anche perché noi sposiamo fino in fondo la mentalità di slow food, e quella comunque in generale della produzione a chilometro zero. E la produzione, il consumo è una cosa che non può essere scollegata rispetto al territorio. Mangiare, gustare un prodotto lì dove viene, dove se stesso viene, dove cresce, e comunque con una natura stupenda come le Gambarie, credo che non abbia prezzo, o comunque abbia un gusto sicuramente molto diverso. Dunque, per quanto riguarda l'organizzazione, c'è l'unione non solo del mondo associativo, ma anche di tanta gioventù che è impegnata, in modo tale da far sì che le iniziative abbiano una certa portata. Questa è la cosa che mi riempie più di gioia. Le Gambarie è una cittadina che non ha una storia lontanissima nel tempo, è abbastanza recente, è stata creata da alcuni pionieri 60-70 anni fa. Quindi le persone che abitano a Gambaria sono i ragazzi di oggi, sono i ragazzi della terza generazione degli abitanti di Gambaria, e sono un gruppo di ragazzi stupendi, pieni di gioventù, ricchi di entusiasmo, con tanta voglia di crescere, e soprattutto la cosa che li rende particolarmente diversi è che non si vive a Gambaria, o comunque non bisogna vivere nei nostri paesi in generale perché si è nati, e quindi perché si è costretti. Bisogna vivere come scelta. Loro vivono come scelta a Gambaria, vivono in montagna, perché la qualità della vita dei nostri paesi è sicuramente molto superiore rispetto ad altri posti che probabilmente danno anche altri servizi, ma è proprio uno stile di vita diverso. Accoglienza, senso familiare, e sicuramente l'ospitalità fa da padrone. Sì. Questo poi chiude il cerchio, no? Da una parte i servizi, da una parte le infrastrutture, i prodotti, la produzione, la cucina, ma l'ambiente familiare, la storia di questi posti fa sì che poi si riesca in qualche modo a trasmetterli al turista, al visitatore, e si riesca a stare bene insieme. Anche perché se stiamo bene insieme, credo che tutti stiamo meglio,
e non si può pensare soltanto a un discorso di crescita se non con un discorso di qualità, di scelta del vivere bene. Grazie. Grazie a voi, grazie a Telemedito. Genziana in compagnia della proprietaria Maria Giacobini. Buonasera, io sono un pochino emozionata perché non sono abituata ad essere intervistata. Niente, comunque io ringrazio Telemelito per queste nostre che fanno le riprese su Gambarie. E niente, io volevo presentare i nostri prodotti. Noi siamo specializzati nei prodotti di cioccolate calde, tutto esente da glutine, perché oggi con tutta questa problematica bisogna anche stare attenti. Poi facciamo dei biscotti alle castagne, le nostre crostate, delle castagne fatte da noi, fatte bollire e poi le intingiamo dentro la cioccolata. Sono proprio i prodotti che si stanno riprendendo adesso? Sono i nostri prodotti e facciamo tutto in casa. Cerchiamo di dare ai nostri clienti tutta la qualità e cerchiamo di dare anche tanta cortesia, anche perché noi viviamo qua a Gambarie e purtroppo Gambarie è un piccolo paese che ha bisogno di essere rilanciato. Il mio locale si trova sul piazzale Anas e invitiamo tutti quanti a venire a trovarci. Violetta Giacobini, proprietaria Hotel Excelsior. Buonasera, il nostro albergo nasce nel 1946, i miei nonni si trasferirono qui dalla Lombardia, da Tremosine, furono dei rifugiati e quindi qui vennero accolti molto bene e iniziarono con un piccolo ristorante. Dopo, lavorando, si sono ingranditi, abbiamo fatto una meravigliosa struttura. Abbiamo 70 camere, una meravigliosa sala ristorante, tantissime sale per conferenze, a 1320 metri di altezza. E il nostro albergo è proprio nel centro di Gambarie. Cosa offre l'Hotel Excelsior?
L'Hotel Excelsior offre dagli antipasti ai dolci ovviamente, abbiamo dei formaggi tipici, il pecorino, abbiamo degli insaccati tipici, l'anduia, il capicollo, la soppressata, peperoncini sott'olio, abbiamo noi usiamo molto i prodotti di stagione, quindi delle verdure sempre di stagione fresche, carciofi in questo periodo ovviamente, cavolfiore, broccoli, peperoni. Usiamo tantissime zuppe con dei cereali, legumi, abbiamo delle zuppe fatte con delle fave e poi dei multi cereali, poi abbiamo della pasta fresca fatta in casa, qui un ottimo piatto sono degli spaghetti alle olive nere, sono degli spaghetti che si tingono completamente di nero con questo patè di olive. E abbiamo dei pomodori secchi, degli involtini di melanzane ripieni di acciughe. Spesso vengono al ristorante e mi dicono ho un problema, sono allergica al glutine. Ecco, noi siamo attentissimi, abbiamo una cucina proprio dedicata anche a chi è intollerante o allergico al glutine. Abbiamo la polenta kunsa con del formaggio della Fontinora Taglio, così vi faccio vedere. È una tipologia piatto, diciamo, che viene lombardo, ecco, noi l'abbiamo un po' rivisitata, sì. Abbiamo della ricotta di pecora dell'arancia e la serviamo con una granella di arance. Quindi una ricotta agrumata? Sì, agrumata, perfetto. Abbiamo dei dolci, dei fichi ripieni di mandorle e noci con dello cioccolato aromatizzato all'arancia e poi delle torte, una Sant'Onorè, così. La tavola è imbandita oltre con dei piatti tipici e delle prelibatezze uniche, ma vedo delle maschere, il richiamo al carnevale. Sì, richiamo al carnevale ovviamente perché ormai siamo prossimi, anche un richiamo a San Valentino perché ecco, sono queste feste che ormai a febbraio sono molto vicine, allora vi invitiamo per il 7 carnevale, faremo una splendida serata, e anche per il 13 perché quest'anno il 14 domenica, quindi molti festeggiano in modo anticipato, noi avremo il pienone il 13 qui in albergo, vi aspettiamo. Sono aperte ancora le prenotazioni? Sì, certo, ancora aperte, abbiamo 70 camere quindi ha voglia di riempirle. Siamo al ritrovo Romeo con il signor Raffaele Romeo e la figlia Giovanna. Parliamo della storia del locale. Il locale, diciamo che ormai è una storia vecchia, siamo radicati sul territorio da 60 anni, mio padre ritornando dalla prigionia dell'Africa per volere di mio nonno aveva
cominciato con i suoi fratelli un'attività qua a Gambarie. Quindi abbiamo continuato dal 1952 che siamo operativi con bar, poi abbiamo allargato alla ristorazione e poi all'albergo che in questo momento abbiamo chiuso, però stiamo cercando di trovare un'offerta nuova perché ormai la gente ha bisogno altro, non le offerte classiche eccetera. Ci siamo un pochino dedicati di più alla ristorazione, dove offriamo prodotti tipici cucinati diciamo in modo casereccio, perché siamo solo a livello familiare, io, mia moglie e i miei figli. Parliamo dei piatti tipici. Sì, allora, noi oggi abbiamo preparato alcune delle nostre specialità che potrete trovare tutti i giorni qui da noi, a partire dai tagliolini ai funghi, maccheroni, che è il nostro piatto forte. I maccheroni sono il nostro piatto forte, li cuciniamo anche in estate, infatti abbiamo una piccola sagra che mandiamo avanti da circa 33 anni e li troviamo sia all'anduia che al ragù. Abbiamo le grigliate miste di carne, i funghi porcini, che comunque sono della nostra montagna ed è tutta roba fatta in casa. La ricotta sempre fatta in zona e tutto quello che possono essere i nostri piatti, l'anduia che è tipica, i formaggi calabresi, tutto quello che vedete, la parmigiana, sono tutte con prodotti a chilometri zero. Cerchiamo di mandare avanti l'economia locale, quindi ci affidiamo ai piccoli contadini, la roba in genere è sempre fresca, cerchiamo di valorizzare quello che abbiamo sul posto, quindi magari non si trova l'abbondanza, chi arriva un po' prima trova un prodotto, chi arriva dopo ne trova un altro, perché cerchiamo di basarci sulle cose più genuine possibili, quindi cerchiamo di lavorare così. Le pietanze accompagnate dal vino? Il vino, anche quello locale, è buono, io non sono una bevitrice, ma i clienti sono soddisfatti. E la cosa che li soddisfa di più è aspettare anche 10 minuti al tavolo, però avere i prodotti cucinati al momento. Quindi quello che cerchiamo di mandare avanti come tradizione è soprattutto questo. Le cose genuine del luogo, però fatte al momento, niente precotti, non sono cose che ci piacciono, per tradizione proprio. I nonni ci hanno insegnato così e noi che andiamo avanti con questo lavoro cerchiamo di fare del nostro meglio. Ospitalità e accoglienza. Ospitalità e accoglienza io penso che siano il nostro punto forte, sorrisi, calore, come se fossimo in famiglia. Alla fine con il cliente non c'è mai un rapporto esclusivamente di clientela, tanti sorrisi, se dobbiamo fare uno strappo alla regola lo facciamo, come se io andassi in un altro posto preferirei che mi trattassero così, quindi se il cliente si trova bene anche a livello umano va benissimo, ritorna volentieri. Poi il cliente è un amico più che un cliente, quindi bisogna farlo sentire come se fosse a casa sua, quindi qualsiasi cosa, anche un piatto per celiaci, per vegetariani, per vegani, la stufa accesa, il bambino si bagna e ha bisogno di un cambio, che l'hanno dimenticato, cioè viene per trovare il calore della famiglia. Grazie. Prego. Venite a trovarci, vi aspettiamo al ritrovo.
all'Hotel Centrale a Gambarie in compagnia della signora Rosalba Priolo. Buonasera e benvenuti a Gambarie all'Hotel Centrale. Noi siamo nella piazza principale della località Gambarie, che è una bellissima località montana e, come avete visto, ha una serie di attività e di bellezze naturalistiche non indifferenti. L'albergo centrale nasce a fine anni 70, però diciamo la nostra famiglia è già presente sul territorio già dagli anni 50, quindi tra i pionieri del turismo a Gambarie. E via via insomma si è sviluppata questa struttura, nasce appunto a fine nel 78 e durante gli anni ha avuto una serie di miglioramenti per cercare di rendere il soggiorno di chi viene qui a Gambarie sempre più gradevole. Abbiamo delle camere molto confortevoli, adatte a ogni esigenza per famiglie, bambini, una serie di ambienti dove si possono fare tante attività, c'è l'animazione. La nostra cucina è una cucina molto genuina, tipica, con dei sapori di montagna, molto legata alle tradizioni calabresi e nello stesso tempo aperta, diciamo, alle innovazioni. Cerchiamo di riscoprire i vecchi sapori. Facciamo il pane, diciamo, con il lievito madre, quindi sapori che ormai, diciamo, quasi non si ricordano più. La pasta fatta in casa, i funghi, la carne genuina cotta anche sulla brace, tutti sapori, diciamo, che quando si viene, insomma, si gustano in modo particolare. Uno degli aspetti principali poi della vacanza in montagna è il relax. E che cosa c'è di meglio dopo una giornata magari trascorsa sulla neve? Concluderla, diciamo, all'interno del nostro centro benessere, che è molto confortevole, nella vasca idromassaggio oppure nella sauna, in modo tale che si concluda, diciamo, in bellezza la giornata trascorsa in montagna. Dunque, amore per il territorio, promozione per il turismo, ma abbinato al benessere, al relax. Sì, infatti, il relax è uno degli aspetti principali. Oggi chi viene in montagna vuole rilassarsi, perché la vita cittadina è molto stressante, quindi quando si viene in montagna, appunto, questo è uno degli obiettivi principali che il turista ha, e noi cerchiamo, insomma, di venire incontro in questo senso. L'Hotel Centrale offre questa risorsa. Sì, infatti vale la pena venire. Abbiamo realizzato anche dei pacchetti benessere e gusto che legano appunto il relax alla cucina tipica di montagna. Si può venire qui anche per un weekend, venire, trascorrere magari una giornata sulla neve o immersi nella natura, a passeggiare, pedalare, sciare, qualsiasi attività che si possa fare in montagna, che sono tantissime, e dopo rientrare in albergo, rilassarsi, farsi un bagno turco, una vasca idromassaggio, dopodiché cenare magari al lume di candela davanti al caminetto, insomma trascorrere una giornata particolare, insomma si ritorna a casa rigenerati. Sicuramente è un programma molto allettante. Speriamo che tanta gente, insomma, riscopra la montagna, perché effettivamente merita. Grazie.
Volgiamo alla conclusione della giornata insieme al segretario della Commissione Sviluppo Economico Sociale, Nadia De Risi. È stata una giornata molto importante, vissuta. Siamo stati presenti in molteplici location che offre il territorio di Gambari, dalla location appunto delle piste sciistiche, ma anche alla scoperta dei prodotti tipici locali, che può illustrare meglio la Nadia, e anche perché Gambari non è soltanto la piazza. Assolutamente. Gambari, come ben hai detto, non è soltanto la piazza, ma Gambari è appunto natura, sport, quindi tanto divertimento e avventura, ma è anche gastronomia, enogastronomia. Gambari è inoltre anche benessere e relax, a 360 gradi, quindi una meta turistica da visitare. Abbiamo visto infatti quelli che sono i prodotti della tradizione, quindi tipicamente della montagna, come il cinghiale, i funghi, le noci, le castagne e quant'altro, tutti i prodotti della nostra tradizione, ma soprattutto abbiamo visto quella che è l'accoglienza e la familiarità del posto. Non a caso, difatti, tutti i locali sono a gestione e a conduzione familiare. Ecco, appunto, di familiare è quello che maggiormente arriva a chi visita Gambari. Assolutamente, questa familiarità è il valore aggiunto di questa località. Sono proprio questi operatori che riescono a trasmettere ai visitatori questo calore, questo tepore. Progetti per il futuro? Gambari è già di per sé è una località piena di servizi, piena di risorse, quindi per il futuro Gambari non ha bisogno di nuovi progetti, nuove prospettive, ma soltanto insieme, in sinergia, si sta lavorando ad un implemento, ad un miglioramento di quelli che sono i servizi già presenti su questo territorio. Dunque l'unione e la coesione farà la forza. Decisamente sì, è proprio questa, sarà proprio questa la forza di questo territorio, l'unione, la collaborazione, la famiglia. Siamo appunto una grande famiglia su questo territorio. Dunque mondo associativo, amministrazione comunale e in particolar modo i cittadini uniti per far sì che Gambari primeggi sempre più nell'ambito del turismo. Sì, decisamente. Questo non è altro appunto che il frutto di questa sinergia fra l'istituzione, gli operatori, ma anche i giovani e le associazioni stanno lavorando proprio per costruire, per implementare sempre di più questo territorio. Vi aspettiamo a Gambari.